Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo giunti, fratelli e sorelle carissimi, al quarto giorno di questa splendida settimana in cui stiamo volgendo lo sguardo a colei che tiene gli occhi aperti su di noi, stiamo imparando a conoscerla così e che oggi vogliamo contemplare attraverso questa Santa Messa con il titolo più grande che ha. Questa stiamo celebrando la Messa in onore di Maria, di Santa Maria, Madre di Dio. La seconda parte dell'Ave Maria che noi recitiamo ricorda sempre questo titolo, Santa Maria, Madre di Dio. Questo perché quel bambino che porta in braccio la Madonna non è un bambino, un essere umano come tutti. Quello è il figlio di Dio fatto uomo, lo dobbiamo sempre ricordare, ricordiamo sempre questa immagine, è facile ricordare, che Gesù ha un Padre non sulla terra ma in cielo, che è Dio Padre, quanto la sua natura divina. E sulla terra ha una madre, senza padre, che era una donna, cioè la natura umana di Gesù, è tutta presa da Maria Santissima, con una santa pia tradizione, cioè le cinque gocce del sangue della Madonna sono state la materia che ha dato la consistenza umana alla natura di Gesù. Allora capite, la Madonna non è madre di Dio per scherzo, la Madonna è vera madre di Dio, cioè adesso Gesù Cristo, voi pensate che noi diciamo nel credo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, cioè capite, se la mente si fissa su queste cose, guardate che si perde, eh? Cioè colui che è eterno, che è innascibile, che non ha data di nascita, nel tempo è nato dalla Madonna, e in paradiso secondo voi Gesù come la chiama? Alla Madonna, la chiamerà mamma oppure no? La chiama ancora mamma? Ed è sua mamma veramente, capite? Non così come... Quindi, com'è un rapporto tra un figlio e una mamma e tra una mamma e un figlio? Quello che noi viviamo nell'esperienza comune ci dà un aiuto a comprendere quello che anche Gesù e Maria hanno vissuto. Cioè, capite? L'ha detto anche recentemente il Papa, no? Si dicono un sacco di parolacce che non si devono dire, ma... quando si offende la mamma è un po' più grave, quando qualcuno ci dà un epiteto che offende la nostra mamma ci bolle il sangue o no? E cos'è un figlio per una mamma? Io non vorrei sapere manco se fossi sposato, perché comunque per un uomo dicono che sia diverso, ma una mamma lo sa cos'è un figlio per lei, no? E quanto e tutto questo è vissuto in maniera divina. Quindi Gesù quanto ama la Madonna? Infinitamente. E la Madonna quanto ama Gesù? Infinitamente. Allora che cosa succede? Perché il rosario che stiamo pregando, per esempio, in preghiera così potente? Perché la nostra preghiera giunge a Gesù attraverso le mani della Madonna. Capito? E c'è questo piccolo segreto, cioè Gesù è la Madonna, non gli può negare, non è che lui non vuole, non gli può negare niente. Perché è suo figlio, capite? È il figlio di una madre che l'ha trattato in maniera divina, capite, che ha dato tutto per lui. Quindi diceva, sapete, San Luigi Maria Conforto, uno dei più grandi santi mariani, speriamo presto dottore della Chiesa, che diceva che se si va a Gesù per mezzo di Maria, la si prende per il suo punto debole. C'è un punto debole, dice l'onnipotente, c'è un punto debole. L'onnipotente c'è un punto debole. È la Madonna. È questo. E al tempo stesso però, vedete, la Madonna è vera madre nei confronti di Gesù e attenzione, perché sapete, quest'anno il Papa ci ha chiesto di cominciare a celebrare con memoria obbligatoria, che abbiamo fatto il lunedì dopo Pentecoste, la festa di Maria, madre della Chiesa. In forza della maternità divina, cioè la Madonna ha preso molto sul serio il fatto che era madre del figlio di Dio, ma Gesù Cristo sulla terra cosa ci è venuto a fare? Secondo noi c'è un modo per noi, per Gesù ciascuno di noi, guardate che ci sono degli scritti, un'anima davanti a Gesù vale per tutte le anime messe insieme, cioè se Dio non voglia uno di noi andasse all'inferno, Dio ne scampi e liberi, per Gesù sarebbe un dolore immenso, come se tutta la razza umana si fosse andata. È così, non è uno scherzo. Allora la maternità divina che la Madonna ha nei confronti del figlio, il figlio di Dio,
mondo, si estende, come dire, in latino si dice ipso facto, cioè dal momento stesso in cui ha detto all'angelo sì, accettando di diventare madre di Dio, la Madonna è diventata vera madre di tutti noi, una maternità non molto dissimile da quella che ha nei confronti di Gesù. San Luigi Monforte dice queste parole, dice, allora, immaginati che si potesse concentrare l'amore di tutte le mamme degne di questo nome, non quelle che fanno gli aborti, tutte le mamme degne di questo nome, dall'inizio della storia fino all'ultima donna. Cioè, supponiamo che potessi concentrare tutto l'amore di queste mamme in un cuore solo. E supponiamo che questa mamma, con l'amore di tutte queste mamme, avesse un figlio solo. Quanto amore sarebbe? Bene, sappi che l'amore della donna verso di te non è diverso da un amore del cuore di tutte le mamme messe insieme nei confronti di un figlio solo. Capito? Anche il pomeriggio che la Madonna ha fatto, quindi quello di guardare, appunto, prima il gesto di delicatezza, lo stavo facendo un regalo Gesù bambino e si è abbassato, ma poi aprire gli occhi e guardare intorno, cosa fa una mamma nei confronti di un bambino piccolo? La mamma sta sempre a controllare quello che fa, no? Controlla che non casca per terra, che non si arrampica da qualche parte, quindi c'ha gli occhi aperti. La mamma è la custode per antonomasia del figlio. Ecco, questa è la Madonna nei nostri confronti. Solo che, come sappiamo, tutte quante le cose che vengono dal cielo, queste cose sono cose che sono così, sia che uno lo accetta, sia che uno non lo accetta. È chiaro però che se io la Madonna non l'accolgo nella mia vita, non mi rivolgo a lei, non la prego, lei ha tutto quanto questo potenziale d'amore che rimane sbarrato dinanzi alla porta del nostro cuore. Non è efficace, non ci può fare niente, perché non ce lo può imporre. Questa è la stessa cosa delle persone che non capiscono, per esempio, l'importanza dei sacramenti. Cioè, se tu, Gesù Cristo è morto in croce, d'accordo, per noi, ci ha lasciato 7 sacramenti, cioè, per lasciare quei sacramenti, Gesù è morto in croce, capito? Se tu cominci a dire questo non lo voglio, questo non lo voglio, oggi i sacramenti, la messa non si va, la confessione non si confessa, la chiesa non si sposa più, i bambini spesso non si battezzano più, il catechismo spesso fatta la prima comunione, la crisi non serve, quindi oggi i sacramenti sembra che se c'è, ma capite? È peggio per noi, perché tutto il bene che Dio ci ha procurato attraverso l'opera di Gesù Cristo rimane, capite, inefficace. Chi ne va a fare danno di questo? Siamo noi, capite? Solo noi. È come se uno sapesse che ha delle donazioni grandissime, miliardi di miliardi di miliardi, scusate, da un punto di vista legale, cioè io quei soldi li ando a prendere, devo metterci una firma e devo dire va bene, voglio ricevere, se no li mando lì, capite? Questo è vero anche da un punto di vista legale. Ecco, quindi la nostra apertura del cuore, io auspico, ci sia una grande apertura del cuore, sia nei confronti dell'opera del Ministero di Maria Santissima, sia soprattutto dell'opera di salvezza che è quella del nostro Signore. Ma guardate che chi comincia a pregare un po' la Madonna, immediatamente lei la prende e la porta direttamente dal nostro Signore Gesù Cristo, subito. Se voi studiate le apparizioni mariane a Lourdes, che cosa ha chiesto la Madonna oltre che pregare la Santa? Sono una cosa, voglio che qui sia costruita una cappella. E che l'ha fatta costruire a fare la cappella? Perché dentro la cappella c'è sta il confessionale per andarsi a confessare e c'è sta l'altare per andare a celebrare la messa. Quando una persona incontra la Madonna, veramente, immediatamente comincia a riaccostarsi bene e meglio ai sacramenti. Perché la Madonna fa sempre questo. Perché lo sa che l'unico Salvatore che porta in braccio e che ci offre costantemente è Gesù. Quindi appena una persona la lascia operare nella propria anima, ci pensa lei poi a portarci dove ci deve portare, perché possiamo beneficiare di tutti quanti i doni che Gesù ci ha donato. Bene, continuiamo a vivere nella letizia in questi giorni, ringraziando Maria Santissima per aver accolto il disegno grandissimo di diventare la mamma di Dio e soprattutto per averci accolti. Ecco, e chiediamo al Signore in questa Santa Messa che ci doni la grazia di avere in cuore l'accoglienza di una così grande mamma, perché possiamo dare la gioia di operare verso di lui con tutto l'amore materno di vera anche nostra madre che lei ha. Siamo lodati Gesù.